Ciao bambino! Ciao! Mi dici che cosa stai disegnando? Momento. So che il simbolo che avete visto nel video è oggetto di controversie, almeno in Occidente, dopo che qualcuno l'ha utilizzato nella prima metà del Novecento, diciamo. Ma questo non è un video che parla del nazismo, ma voglio parlare dell'uso della svastica nella cultura occidentale e comunque prima del nazismo, appunto. Per non star qui ad annoiarvi, vi do solo due annotazioni sulla parola svastica. È una parola che proviene dal sanscrito, quindi una lingua indiana, e in breve il suo significato vorrebbe dire una piccola cosa in relazione con lo star bene, traducibile il tutto in un portafortuna. Come simbolo è molto utilizzato dalle religioni orientali, ad esempio nel buddismo, specialmente nella versione cinese, se si può dire versione di una religione, ma va bene così. Rappresenta l'insieme di tutte le cose, una specie di significato di infinito, e lo si trova spesso sul petto delle statue del Buddha. Mentre in quella che è l'altra religione predominante dell'Oriente, cioè l'induismo, rappresenta il sole, cioè viene visto come una ruota che gira attorno a un punto fisso. Immaginatevi la svastica che ruota. E mentre nel buddismo questo simbolo lo troviamo sulle statue del Buddha, nell'induismo viene spesso messo all'ingresso dei templi, come appunto simbolo di buon auspicio del sole. Anche nella cultura giapponese è presente la svastica, il cui carattere viene chiamato Manji, M-A-N-J-I, e ovviamente è presente anche nei manga e negli anime. Gli esempi più noti sono, beh, in Naruto è presente sulla fronte di Neji Yuga, e penso di altri Yuga, ma dello stesso clan, anche se ci viene mostrato solo quello di Neji e forse di suo padre, sì. Come segno, beh, lì assume un segno di sottomissione alla casata principale degli Yuga. Un altro esempio lo troviamo in quel di One Piece, dove la svastica è niente meno che il simbolo di Barba Bianca. Questo nel manga, perché invece nell'anime, così come è successo con la svastica sulla fronte di Neji in Naruto, è stato trasformato in una semplice croce. Questo penso, ma sicuramente così, per poterlo esportare in Occidente senza grossi problemi, senza creare inutili discussioni. Sapete come vengono trattati in Occidente i manga e gli anime, no? Non c'è niente da dire su questo. Un altro esempio lo troviamo in Bleach, dove la svastica è presente qui come guardia della spada di Ichigo, il protagonista. E questa non è stata modificata nell'anime, non mi pare, no, questa è stata lasciata. Bisogna dire anche che in One Piece la svastica era presente sulla bandiera di Barba Bianca, ma anche sulla schiena di Ace, perché se notate Ace ha proprio il tatuaggio del simbolo di Barba Bianca, e nel manga è una svastica, mentre nell'anime è stato trasformato in croce. Ma la svastica era già presente in altre parti del mondo prima del nazismo. Eh sì, perché addirittura la tribù dei Navajo, la tribù dei nativi americani, la utilizzava nella propria cultura, salvo poi eliminarla proprio in seguito alla Seconda Guerra Mondiale. Mentre invece proprio in Europa era in uso nella cultura popolare estone e finlandese, e se non sbaglio addirittura in quella prussiana, che in cui veniva associata a un dio del sole. Addirittura sono state trovate svastiche datate al neolitico, comunque al tardo paleolitico. E anche in Italia, nel corso degli anni, sono stati fatti molti ritrovamenti archeologici con appunto aventi protagonista il simbolo. Adesso non sto qui a elencarvi tutto, chiaramente vi lascio un link sotto, oltre al link della mia pagina Facebook, dove potete trovare tutte le informazioni che ho utilizzato per fare questo video. Tuttavia, come dicevo nell'introduzione, la svastica ha preso un significato tutto diverso grazie,
o meglio, a causa della Seconda Guerra Mondiale e del suo utilizzo sulla bandiera nazista. Infatti Hitler nel 1920 iniziò a usare la svastica sulla propria bandiera, perché sembra che un certo Karl Haushofer, uno degli uomini di Hitler, appassionato, comunque conoscente della cultura orientale, l'avesse convinto proprio a utilizzare questo simbolo, la croce uncinata. Anche se appunto non sembrano, e anzi non ci sono collegamenti fra il significato della svastica in Oriente e quello occidentale, dato appunto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cercando online per documentarmi almeno un minimo per fare questo video, ho trovato anche una teoria che diceva che alla fine dell'Ottocento alcuni scienziati, ricercatori, studiosi tedeschi, insomma, ipotizzarono che il popolo germanico provenisse da un popolo indo-iranico, gli Ari si chiamavano, e che appunto il loro simbolo fosse la svastica, e che proprio per questo la svastica venne presa col significato di purezza della razza. Però questa teoria con gli anni è stata smontata, si è rivelata piena di errori e comunque non aveva basi, è stata accantonata. Questo video serve, spero che serva comunque, per farvi capire il significato di questo simbolo al di fuori di quello che ha ottenuto suo malgrado durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, e spero che capiate che questo video non ha nulla a che fare con idee politiche di un certo tipo, insomma. Spero di avervi dato un minimo di informazioni in più su quello che magari già sapevate o su quello che proprio non sapevate. Come al solito vi ricordo di iscrivermi o mettere mi piace al video se vi è piaciuto, o non mi piace se non vi è piaciuto, che tanto mi va bene lo stesso. Ovviamente per stare un po' dentro nei tempi, e anche perché la faccenda è più complicata di quanto io non possa dire, non sono stato qui a farvi nomi, date e tutto. Se volete vi lascio il link sotto dove ho preso le informazioni, come ho detto prima, dove potete documentarvi se volete, se siete interessati alla cosa, per appunto capire meglio la storia di questo simbolo. Vedo in lontananza che un certo bambino ha ricominciato a disegnare. Allora bambino, mi fai vedere adesso cosa stai disegnando? Però ricorda che non voglio che disegni brutti simboli. Ma sta roba qui non sembra un po' nazista? Ma la smetti?